Amici di Player Inside, bentornati su Player Inside 2 con una nuova entusiasmante puntata di Game Fails. Esatto, eccezionalmente di venerdì ragazzi, ma non ha importanza, Game Fails torna una volta al mese grazie a voi che ci inviate i Game Fails, quindi mi raccomando se volete inviarceli seguite le istruzioni in descrizione. E mi raccomando, in descrizione trovate anche le istruzioni su come fare a votare il fail preferito per questa puntata. Esatto. Perché vi ricordiamo che Game Fails è una raccolta di fails, quindi non per forza bug e glitch, ma anche cose bizzarre e particolarmente fail, cioè cose che vi hanno fatto sbagliare nei videogiochi in modo divertente o morire nei videogiochi in modo divertente. Avete capito? Cominciamo. Beh, sta dicendo sì o no? Non lo so, cioè no, non sarei sicurissimo. Attenzione a Death Stranding. Allora, ho scoperto che in Death Stranding sono un po' buggate le corde. Ah. Tipo questa. No, è che tu non lo sai, ma ogni tanto diventa Spider. Ma dove va? Oh. Cosa fa? Sta scendendo proprio. Ma io non salirei più di così. Sì, noi avevamo detto che non ci sono poi tanti bug in Game Fest. Vabbè, noi non sono capitati, però qui, insomma. Questo è abbastanza palese. Vediamo. Ottimo, però. È arrivato. L'amico che ci ha inviato questo bug, perché ha continuato fino a... Non è successo niente, pensavo peggio. Non invalidante, se non altro. Questo è fantastico perché in The Witcher 3 questo ragazzo è riuscito a trovare un pertugio dove infilarsi. Fuori dalla mappa. Dove non doveva andare, esatto. E scopriamo cosa c'è. Lui si lancia nel buio. Bravo, ma che bravo. Ma la cosa strana. Ah, c'è un sottomondo. No, spunta da qualche parte. Okay. Il gioco apre da solo la mappa e lo fa spuntare sulle montagne. Ma perché? Ma va che abbiamo scoperto un segreto, cioè grazie a questo amico che ce l'ha mandato, amica, insomma. Un amico, che ci ha mandato. Grazie, è fantastico comunque. E si ritrova in Skyrim. Sì. Perché troppi bug. Ancora Death Stranding, altra corda, ma sempre lo stesso di prima. No, è un altro. Okay. Ma ce ne sono problemi con le corde in Death Stranding. Io non lo sapevo perché diciamo a me che non è proprio cosa. Okay, diciamo che proprio non è nelle sue corde. Ecco. Questa era brutta e cringe. Brutta e cringe, però. Ah, ok, si è ripristinato, vabbè. Però vedi come si corregge da solo. Si è nascosto. Quando si dice la mano morta. Ah, fare la mano morta, sì. Beh, vabbè. Tutto questo... in realtà la mano è l'unica cosa viva. Questa è. Okay, beh, lui però non infierire, maledetto. Dove spari? Non infierire. Non è se che cambi arma, vabbè. Comunque, la moto in Death Stranding, un po' di dolorino al culino. Ma non è tanto questo, lui sta sbattendo contro il nulla. C'è qualcosa. Ah, c'è proprio un muro invisibile. C'è qualcosa di strano. No, secondo me sta facendo il mimo apposta. Che sale. Su cosa si erge? Ecco. Però secondo me è una genialata di Kojima che non capisco. Questa è... sì, secondo me. Ma sarà un ponte invisibile, non capisco. Tu dici che può darsi per il multiplayer asincrono si vengano a creare queste situazioni qui? Ma può darsi. Geniale. Comunque. Allora, io osserverei la nave dietro, vediamo cosa succede. Io già rido. Ok. Dove è andata? Poi tutto in una volta. Ma anche questa barca, un po' parcheggiata male, devo dire la verità. È un po' di... Vabbè, male. Vabbè, ma Geralt è qui per risolvere il problema. E quindi prova a spostarla. Giustamente salendoci. Okay, cioè col timone praticamente. Dai che ce la fai, dai. Retromarcia, dai, non grattare, A posto. Dai, la sabbia, si è compenetrato con la sabbia. È un po' strano. Cosa fa? Questo è fallico, questo è sexy bug. No, questo è... Cosa fa? E proseguiamo con Bug Animals. Sì, questo è Assassin's Creed Revelations. Mamma mia, che piove sul bagnato. Piove in questo caso, nevica sul bagnato. Cos'era successo? Cos'era? Perché? Non si capisce un cazzo. Ah, Farming Simulator 2019. Ecco. C'è qualcosa di strano. Ma dica... O parlano di quelli di Skyrim. Vabbè, i cavalli, ragazzi, sono problematici in tutti i giochi, attenzione. Però questo è atletico, Sì. La verità è che probabilmente i cavalli fanno veramente così. Voi ci avete mai provato? No, e quindi? Vabbè, c'è un po' di The Last of Us in questo glitch. Sì. Sono nel sottomondo? O no, proprio si è... Ma non si capisce. No, si è cancellato tutto il mondo circostante.
E loro si muovono in modo un po' strano. Un po' strano. Vabbè, lui scende, ci penso io. Esatto. No, speravo che cadesse. No, no ragazzi, questa è una... Meglio così, però. Beh, più o meno. Sempre, allora, devi scegliere oggi, compilation. Gara, gara, seguiamola. Sì. Vai, Rutilia. Dai. Vai, Rutilia. Io tipo per l'altro, va bene. Vai, Rutilia, corri. Ok, i cervi. Cosa succede? Poi con una zampa sola. Rutilia, non esagerare. Madonna mia, tag life. Madonna mia, ragazzi. No, ha dimostrato. Madonna che smacco. Okay, i ragazzi, i motori danno spesso tante soddisfazioni. Cominciamo benissimo. Sì. Cioè, vabbè, diciamo, i caselli sono a volte complicati. Ma eh? Cosa? Nel senso che... Dovevi vedere l'avviso, insomma. Non aveva il telepass. No. Questo è quello che succede quando non avete il telepass e volete passare lo stesso ai caselli. Questo è quello che succede nei giochi Ubisoft. Sì, ma molto peggio in realtà. Donna mia, che poi questi appunto motori, questi veicoli impazziti rischiano di schiacciarvi e di uccidervi. Ma sì, ma però ti fai quattro infatti, risate. Infatti, dai, ti prego, fallo succedere. No, purtroppo no. Non succede. Però sarebbe ma bello. Ma se succede? Attenzione, GTA. Questo non riesce a salire sulla moto. Si è frizzato. Perché? Con una cosa un po', ci un pochettino ci toccato prova. Dalla grandine. Ci riprova, niente. Niente, è sempre la posa famosa. Ma... Chiamate il Enrico, perché non riesci a metterti sulla moto? Niente. Niente, non è proprio più forte di me. Non mi piace questa moto, Non ci salgo. Forza Horizon 4. 4, ok, avevo un attimo. Allora, c'è qualcosa di strano nel cielo. No, mi sembra che ci sia un pallone. Sì, e tre macchine una sopra l'altra. Ma che c'entra? Ma che c'entra? Questo è un grosso problema. Perché è normale. Sindrome una scena sì. In The Crew. Attenzione, okay. The Crew Pathos, o The Crew 2? Pathos. Guarda. Curva perfetta, io non vedo niente di strano. Oddio! Oh mamma mia. Qui mamma bisogna mia. Prendere il treno. Eh? Prendiamo il treno. Sì, parte la scena. Ok, è partito il treno o no? Però lui sì. Dove è andato? No, per il treno c'era in realtà. Poi è ricomparso. Ah, rovinato tutto. Trials, attenzione. Possono succedere cose orribili come questa. Ecco, per esempio, signori, questo è un fail perché sarebbe comunque, si sarebbe comunque schiantato con la testa, ma anche un bug. Questo è perfetto. E per la sottorubrica pazzi per i bug abbiamo questo Assassin's Creed. È un po' vecchio 2. Bug da morire. Anzi no, i bug ti rendono immortali. Cioè sì, questi sì. Non vogliono morire in nessun modo. Però l'ho ferito moralmente. Insomma, cioè, ci riprova anche con questo. Ma poi tra l'altro neanche reagiscono. Ok, ma il fatto è questo che non è abbastanza forte. Ma o forse sta giocando con delle lami giocattolo. Questo nemico si sta facendo il bagno, ma non ne vuole sapere di attaccarvi sì. O di reagire in alcun modo. C'è un po' di Ubisoft nel mio bug, devo dire che... Sì, Ubisoft è molto protagonista di questa puntata, devo dire. Che facciamo? Beh, però anche Devil Cert 3. Ma Devil Cert 3 è un open world di quelli della sì, Madonna. Vabbè, quello si sa, ovviamente. Anche lui nuota, sì. Però senza acqua, questo sì. È il problema. Sì, 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 ma in Final Fantasy XV queste cose erano molto frequenti. Sì. Ti ricordi anche i personaggi che salivano sulla testa dell'altro così. Sì, è vero. A parte che lei è compenetrata con una cosa. Venerdì 13. Ok, ecco. Questo è un modo per censurare l'immagine. Sì, meno male perché è fatto malissimo. Sì, però non c'era la testa. Sono sicura che voi due avrete molto da raccontare. E in Horizon? Ok, qui si parla. Signora! Sì, ma io devo scopare, eh? Cioè, devo spazzare. Stiamo parlando. Non mi interessa. State qua che tutto il tempo non posso fare. Ah, un gioco che effettivamente non ha nessun problema per quanto riguarda i bug e i fails. Cosa okay, fa? Si è compenetrato malissimamente. Cosa fa? Ah. Però posso dire che a distanza di un anno e mezzo, Kingdom Come Deliverance mi piace più oggi che quando... Non so, mi ci sono affezionato un po'. Little Nightmares, vediamo. Ok, quando ragazzi prendete qualche chilo in più, sì. Non riuscite neanche a muovervi. Beh, non è detto. Ti prendo. Ok, ha potuto fare tutto? Perché è rimasto, questa è una lamerata, ragazzi. È una lamerata. Forza. Così come vediamo The Last of Us, ecco, anche questa è una lamerata, si finge morto e poi in realtà beatbox, come che sta dicendo, breakdance. Breakdance, scusate ragazzi, sono un boomer. The Outer Worlds, abbiamo il primo bug. Però adesso sì che somiglia a Fallout. Che bella posizione. Sì, sì. Non manco la testa si vede. C'è proprio... Però non è facile. No, non è un po' facile. Alla Michael Jackson. Molto alla Michael Jackson.
Dov'è Nathan Drake? Se tu pensi, Michael Jackson era un po' buggato, ma a livello di posizioni era strano, sfidava la gravità. Però mai quanto questo. Nathan. Nathan. Ma perché mi tremano così? Anzi, scena, io starei in silenzio perché è importante questa scena. Settimio è un romano e verrà. Oh ragazzi, mettete a letto i bambini. No, ma non c'è niente a mettere a letto, è una cosa naturale anche tra due uomini. Il vero bug, sì? È l'arbitro, guarda. E no, pure l'arbitro voleva partecipare. Ma no, non no. Cominciate senza di me, non lo fate. Ma perché state facendo? E anche qui, attenzione, c'è più o meno una situazione simile, però un po' più ingarbugliata, sì. Qui ragazzi, proprio Kama Sutra a livelli estremi. Estremi, sì, sì, poi vestiti pure per la serie, mamma mia, guarda come siamo. Le mascherine, sì, sì, le mascherine, sì, sì, esatto, non si sa mai. E adesso, ovviamente, come ogni mese, vediamo anche il bug del mese scorso, il vincitore. Qui succedono cose assurde, ragazzi. Sì, intanto c'è un cadavere per terra. No, intanto c'è sto poliziotto che cammina e muore da solo. Poi l'altro poliziotto a destra se ne va. Proprio se ne va, ragazzi, definitivamente. E poi, ragazzi, succede questo. Vediamo. Attenzione all'ambulanza. È arrivata l'ambulanza a soccorrere quello. Lo sporta. Ma quello se ne va. Ma è la cosa più bella che abbia mai visto. Cioè, uno è scappato. Ok, però aspetta, perché lo sta soccorrendo. Se ci fossero state possibilità di trovarlo vivo adesso, proprio. No, effettivamente meritava tantissimo. Ma adesso votate il bug vincitore di questo mese, sempre in descrizione. Mi raccomando, ragazzi, non fatevi influenzare dalle nostre risa. Cioè, effettivamente erano maggiori in certe circostanze, ma questo non vuol dire che a voi debbano piacere gli stessi che piacciono a mettono così. Siamo influencer, che ci vogliamo. Vabbè, ma abbiate, erano... diciamo, il vostro, la vostra volontà, la vostra scelta. Comunque, ragazzi, vi ringraziamo per essere stati con noi anche per questo mese. Game Fails, secondo me, era molto divertente. Sì, speriamo forse la migliore puntata. La migliore puntata di Game Fails, può darsi. Di, se lo si usa dicembre, con annunci loli. Bene, noi vi ringraziamo e ci vediamo alla prossima. Ciao.